Cari amici, se dal punto di vista strettamente della dottrina sociale, dell'insegnamento sociale, la dottrina sociale della Chiesa moderna comincia con la Rerum Novarum, dal punto di vista più strettamente religioso e in una visione trascendente della storia, si può dire che essa sia cominciata prima. Quando l'8 dicembre 1854 il Papa Pio IX pubblicò l'enciclica Ineffabilis Deus, nella quale veniva proclamato il dogma dell'Immacolata Concezione. Questa proclamazione di questo dogma dà il quadro trascendente anche della Rerum Novarum e anche di ogni impegno sociale e politico del cattolico. L'8 dicembre di ogni anno, festa dell'Immacolata Concezione, dovrebbe essere la data per ribadire, rinvigorire, riconfermare l'impegno sociale e politico dei cattolici alla luce della dottrina sociale della Chiesa. E questa, la dottrina sociale, non dovrebbe mai essere intesa semplicemente in modo orizzontale o materiale, ma dovrebbe sempre concepirsi dentro questa visione trascendente. Ma perché l'Immacolata Concezione c'entra così tanto con la dottrina sociale della Chiesa? Il motivo è questo. Nell'Ottocento lo Stato, la politica, la pubblica autorità buttano fuori Dio dalla politica, dalla pubblica piazza, dalla convivenza tra gli uomini e quindi commettono un peccato di superbia, paragonabile a quello dei nostri progenitori. Lo Stato, l'ordine naturale delle cose, pretende di raggiungere i propri fini da sé. La politica pretende di essere autosufficiente. Lo Stato pretende di essere un Dio in terra. Questo è un peccato di superbia che i pontefici del tempo squalificarono con il termine di naturalismo. Il naturalismo è la natura, il piano naturale, che pretende di fare a meno del piano soprannaturale. Questa è, diciamo, l'apostasia del mondo. È l'ateismo incarnato nella società, che è un atto di superbia. La proclamazione dell'Immacolata Concezione, cioè di Maria priva di peccato, testimonia due cose, dimostra due cose se considerata da un punto di vista appunto religioso. La prima cosa è che il peccato inquina la vita sociale, il peccato è all'origine delle ingiustizie, dei disordini, delle guerre. E la questione sociale non si risolve se non anche intervenendo sulla sua origine profonda, che è il peccato dell'uomo contro Dio. La seconda cosa che questo dogma esprime è che il peccato è vinto. Cristo, naturalmente, ha vinto il peccato e Maria Santissima è la prima creatura che contiene in sé, vive in sé, la pienezza della salvezza. Questo significa che la vita politica non può fare a meno della religione cristiana.
e che ha bisogno di Cristo, ha bisogno della Chiesa. Questo presupposto, diciamo così, di carattere teologico e rivelato, fonda l'importanza della dottrina sociale della Chiesa e dell'impegno dei cattolici nella vita politica, che non è semplicemente quello di lottare per un salario più giusto, per esempio, anche questo, ma è quello di non permettere al peccato di tenere in mano le redini della vita sociale. In questo senso, Maria Santissima è, come dire, la protettrice dall'alto di questo impegno. Grazie.